Una turista americana di 65 anni è stata trovata morta all'interno della stanza di un bed and breakfast a Carbonara. Sul collo sarebbero stati individuati dei lividi. A quanto si è saputo, la donna era a Bari per un periodo di vacanze insieme con il marito. Il ritrovamento è avvenuto in una villetta in strada Giardinelli. Gli uomini della sezione investigazione dei carabinieri hanno effettuato rilievi all'interno della stanza dove è stato rinvenuto il cadavere. A dare l'allarme è stato il marito della donna, trovata per terra in camera da letto, un ambiente in ordine che non presenta segni di effrazione. Quanto alle presunte ecchimosi sul corpo, non è escluso che possano essere state prodotte dalla caduta. Conclusi i rilievi del medico legale e della SIS dei carabinieri, sul posto ha effettuato un sopralluogo il PM di turno Marco D'Agostino. Secondo anno consecutivo per il convegno L'impresa si fa non si racconta 2.0, evento organizzato dalla società bisceglese Riada Partners. La conferenza tenutasi a Trani alla LUM Jean Monnet era aperta al pubblico ed ha trattato il tema del saper fare impresa oggi, approfondendo appunto il confronto tra impresa e giustizia, un confronto dal quale scaturiscono da un lato tutele e garanzia della sana gestione imprenditoriale, ma al tempo stesso difficoltà con le quali gli imprenditori devono inevitabilmente interfacciarsi nel proprio percorso. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti nell'ambito finanziario, intervenuti infatti Nicola Fusco, amministratore della società Paladin True, Giacinta Sarlenga, giudice del TAR di Bari e vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, e Savino Agresti, amministratore di Agrolio SRL. La riproposizione di un convegno annuale è stata voluta dagli imprenditori stessi, ci ha anche dato una carica perché poter vedere, poter ascoltare imprese vincenti, imprenditori capaci, ha creato comunque un volano per chi l'anno scorso, per chi ha potuto partecipare. Quest'anno abbiamo voluto introdurre un elemento di confronto, come quello della giustizia, proprio perché l'imprenditore non deve essere avulso dal sistema, ma deve essere una figura integrata al sistema, e quindi siamo certi che il contributo di operatori differenti, possa rendere migliore, più completa e più capace la figura dell'imprenditore stesso. Ci mettiamo l'impegno, ci mettiamo la carica, ci mettiamo la competenza, e il tutto viene arricchito da una determinazione nel voler andare avanti, nel voler rendere questa regione un punto di riferimento produttivo, nel voler migliorare la classe professionale, imprenditoriale, e nel contribuire a vivere comunque in un territorio economicamente vivo, e ricco di stimoli. Anche quest'anno l'appuntamento con il prestigioso premio Leonardo Azzarita, dedicato al giornalista molfettese scomparso il 31 agosto di 42 anni fa, è stato un successo. Giunto ormai alla sua 15ª edizione, ha visto la premiazione di nomi illustri del mondo del giornalismo, della comunicazione, delle professioni e delle istituzioni. Un traguardo importante per una rassegna che non smette mai di stupire. Insigniti del premio il giornalista del TG1 Giacinto Pinto, il dottor Francesco Lenoci, docente dell'Università Cattolica di Milano, il regista e sceneggiatore Edoardo Winspear, l'architetto molfettese Rosa Mezzina, direttrice del Castello Svevo di Bari e di quello di Trani, e Franco Pansini, ex ufficiale dell'esercito e direttore di banca, a cui è andato un premio speciale per l'impegno dimostrato nella promozione della città di Molfetta attraverso le sue meravigliose immagini riprese col drone. Ai vincitori consegnate opere di Franco Valente, Michelangelo De Virgilio, Carmen Perilla, Antonello Portento e Avangart. Durante la serata, presentata da Marilena Farinola e Paola Copertino, si è esibito un duetto composto da Francesca Caraballese alla viola e Daniela Carabellese al violino, che hanno eseguito un repertorio di musiche da film e da camera. Sì, sicuramente è un onore, è bello tornare a casa perché io sono pugliese, sono originario della provincia di Foggia e ho lavorato in questa terra, e anche se vado fuori per lavoro, le radici, quelle non si dimenticano mai, le porto sempre con me, sempre nel cuore. E devo dire anche che se faccio questo lavoro, cioè se mi, e soprattutto se mi occupo da anni di cronaca, è proprio perché probabilmente sono nato da queste parti dove tra il bello e il brutto succede davvero di tutto. E seguendo la cronaca, purtroppo
l'anno prossimo saranno 20 anni dal crollo di Viale Giotto nella mia città Foggia, dove morirono 67 persone, e cominciai allora a raccontare, ahimè, delle tragedie, però sicuramente dell'esperienza che ho avuto in Puglia come giornalista quando lavoravo come corrispondente per Telenorba, ricordo anche tutti quei momenti, diciamo, belli di sviluppo per il territorio, il racconto delle tantissime cose positive che accadono ogni giorno in questa nostra terra. È una gioia immensa essere qui, è un premio bellissimo, sono veramente grato a chi ha pensato alla mia persona. Questo è un contesto bellissimo, che poi ciò avvenga anche per il mio impegno a favore di Don Tonino mi riempie ancora più di gioia. Ero qui quando è venuto il Papa e quindi ritorno stasera qui veramente col cuore pieno di gioia. Ieri nelle piazze delle principali città italiane i volontari dell'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare hanno incontrato i cittadini allo scopo di sensibilizzarli riguardo a una sindrome poco nota, difficilmente diagnosticabile, invalidante e cronica, fortemente debilitante anche in ambito lavorativo e personale, che colpisce maggiormente le donne. I volontari presenti anche a Taranto in Piazza Immacolata, dove è stato possibile donare un piccolo contributo acquistando una piantina di campanula per sostenere la ricerca sulla fibromialgia. Io sono la referente appunto del gruppo Fibromialgia, gruppo che è nato circa 4 anni fa a seguito di un progetto partito a Taranto grazie a delle psicologhe, psicoterapeute e ricercatrici che si sono interessate alla patologia. Da lì abbiamo iniziato un percorso di bioenergetica e a seguito di questo percorso si è pensato, perché si è avvertita molto la necessità dalle donne che partecipavano a questi incontri, di avere un punto di riferimento. Quindi APMAR ha deciso di aprire comunque un punto di ascolto il mercoledì mattina presso la sede ASL di Via Venezia 40, ex sede ASL di Via Venezia 45. Il mercoledì mattina quindi noi facciamo ascolto, informazione sulla patologia, che è una patologia molto invalidante, cronica innanzitutto, colpisce tutto l'apparato muscolo-scheletrico e oltre a il primo sintomo, diciamo, che è il dolore, quindi su tutta la parte muscolo-scheletrica, ma oltre a quello che va a incidere molto sulla l'invalidità, diciamo, della persona è la stanchezza cronica, l'astenia, che è molto rimarcata, e disturbi del sonno. Noi non abbiamo un sonno continuo, noi saltiamo delle fasi del sonno, diciamo, che sono quelle del riposo, per cui la mattina ci si alza ancora più stanche di quando ci si è addormentate e si è andate a letto. E APMAR sta in piazza anche a Taranto appunto a sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che è la fibromialgia. Una patologia al femminile, colpisce più donne che uomini, una patologia che non è riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale, e Taranto con APMAR porta avanti appunto un progetto che si chiama Fibromialgia, un dolore da ascoltare, proprio per sollecitare le istituzioni affinché questa patologia venga riconosciuta. Bentrovati da Nikos di Trebi Meteo, diamo uno sguardo all'avvio di settimana che vedrà tempo molto dinamico sull'Italia. Insomma, non c'è l'anticiclone e prepariamoci ancora qualche notte instabile, molta variabilità. Difatti con i colori blu ci fa vedere le precipitazioni non solo al settentrione su alcuni settori, ma anche la parte occidentale del nostro paese. Insomma, la situazione si mantiene sempre molto dinamica in questi giorni e anche con temperature più fresche da lunedì per l'ingresso di venti freschi atlantici. La mappa delle nubi ci fa vedere un po' di nubi qua e là in passaggio sulla nostra penisola, non mancheranno comunque dei momenti di sole, quindi delle schiarite anche ampie sulla parte adriatica. E infine l'ultima mappa dell'Italia, guardate delle schiarite anche ampie su alcuni settori, specie dell'Adriatico, mentre la parte tirrenica e soprattutto il settentrione a rischio piovaschio, brevi temporali, temperature in diminuzione soprattutto al nord. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo.
Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In pianura, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In pianura, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni.